sindaco, un omicidio assurdo in un paese dove si conoscono tutti. Purtroppo sì, siamo tutti rimasti così sbalorditi di questo omicidio. Non abbiamo parole per commentare un po' l'accaduto, diciamo veramente assurdo, un epilogo poi che non si riesce a spiegare, nessuna logica, nessuna cosa. L'assassino abita a 30 metri da dove ha ucciso la sua vittima. L'assassino purtroppo era ed è agli arresti domiciliari. Purtroppo è un soggetto così emarginato, socialmente con problemi, ha già fatto 20 anni di carcere perché è accusato di un altro omicidio. Conosceva la vittima? Sì. E la dottoressa Iacona è da oltre 40 anni. Io da piccolino ricordo sempre che la farmacia è stata la dottoressa Iacona, quindi una persona che viveva così da sola, non era sposata, era di Carini, e quindi però qua in paese aveva moltissimi amici, una persona, d'altra parte il ruolo anche del lavoro che faceva, quindi era un po' conosciuta da tutti e ben voluta da tutti, quindi lascia ancora più rammaricati questo epilogo, ripeto, assurdo, che non, anche a mettersi nella testa di questo povero disgraziato, diciamo così, non ci riusciamo a capire come mai abbia potuto arrivare a questo punto. Ma era secondo lei un delitto evitabile, visto che era una persona emarginata, 20 anni, cioè si poteva fare qualcosa per assistere, per aiutare questa persona a non arrivare a tanto? Sì. Dico, c'era un forte stato di necessità da parte di questa persona, insomma. Una persona indigente, una persona che andava aiutata. Sì, almeno, diciamo, non so se aveva soldi o meno da parte. In questo momento non avevo un reddito sicuramente.